ragazzi, allora i piani sono cambiati. L'idea era quella di fare un wow, un vlog oggi. Ok, sì, vi avrei voluto raccontare dell'intervista che ho fatto stamani con Elisa Volpi, bla bla bla, molto interessante. Forse metterò un piccolo riassunto, ma è cambiato tutto oggi, anzi qualche ora fa è cambiato tutto. E sapete perché? Sì, i piani sono cambiati. L'intenzione qual era? Di fare un vlog oggi e di raccontarvi la mia giornata, visto che dovevo intervistare Elisa Volpi stamattina, e l'ho fatto. Vi faccio un riassunto della mia giornata e poi, dopodiché, cambiamo argomento, perché l'argomento di oggi sarà barba e capelli. Per quale motivo? Lo scopriremo presto. Stamattina mi sono svegliato presto, alle 6 per l'esattezza. Ho risposto a qualche mail, ho scritto delle cose, ho controllato altre cose, ho fatto ancora altre cose. Dopodiché ho preparato la borsa, questa qua, non la vedete, non importa, con tutta l'attrezzatura per l'intervista. Sono partito verso Pisa, vicino Pisa, per andare a trovare Elisa Volpi, proprietaria di Due di Latte. Non conoscete Due di Latte? Non conoscete Due di Latte? Bene, è un problema vostro, potete andare sul mio sito paolodeltrane.it per scoprire chi sono, cosa fanno, oppure su duedilatte.com e scoprire ancora una volta chi sono e cosa fanno. Fanno delle cose davvero fighe, quindi vi consiglio di andarle a vedere. Intervista com'è andata? Thumbs up! Very good, è andata molto bene, l'intervista è andata benissimo, Elisa è stata fantastica come al solito. Abbiamo fatto più veloce del solito, ma per andare a Pisa ho trovato un sacco di traffico. Sono arrivato a casa di Elisa molto in ritardo, sono ripartito quindi da casa di Elisa molto in ritardo e alle 11:30 dovevo essere dal parrucchiere per sistemarmi il capoccione, che era in condizioni indicibili. Quindi sono arrivato in ritardo anche dal parrucchiere, ma i ragazzi del barbershop dove vado mi hanno sistemato la testa comunque e devo dire hanno fatto un fantastico lavoro. Cosa farò oggi? Cosa farò dopo questo video? Oggi lavorerò, preparerò un po' di cose per domani, perché domani non ci sarò e neanche domenica, quindi risponderò ancora a delle mail, devo preparare un album, devo fare cose noiose che non vedrete in questo video, ma la giornata ha svoltato completamente con questo taglio di capelli e con questa barbata. Non sono pagato per fare questo, non è una pubblicità a pagamento, ma se capitate dalle parti di Cecina andate a vedere, andate a trovare AFX Barbershop, non ve ne pentirete. Un lavoro con i baffi, con i fiocchi, non so come si dice. Comunque guardate qua cosa è successo stamani. Gennaro, very good. E Zecco abbiamo conosciuto oggi. Very good. Ok, capelli fatti, che ve ne pare? Numero 1. Barbershop AFX, Cecina. Venite, venite, venite. Guarda qua. Ci sono giorni che le cose vanno esattamente come avete programmato. E ci sono altri giorni in cui le cose non vanno esattamente come avete programmato. E oggi è proprio uno di quelli. Bene, adesso io vi saluto. Vado a montare l'intervista che abbiamo girato stamattina con Elisa Volpi. E vi ricordo che potete venirmi a trovare su paolodetrane.it. Barba e capelli. Commentate. Ciao!